Buonasera, stasera così di getto, bentornati alla Facebook Night Live. Scusate i 5 minuti di ritardo, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici. Bentornati, ben ritrovati. Siamo stati assenti 2 settimane, come sapete in questo periodo stiamo andando avanti di 2 settimane in 2 settimane fino ad arrivare a maggio, che poi sarà, diciamo, il mese che ci vedrà concludere questo primo anno di Facebook Night Live, e dove ci prenderemo una pausa dalla Facebook Night Live. Ma rimangono ancora questo appuntamento, che è ricco di ospiti succulenti, e poi rimangono altri 2 appuntamenti più avanti. Ma di questo parleremo dopo. Intanto condividete la diretta, se vi va. Saluto tutti, incomincio a salutare già Giancarlo Mancini, che è il primo che saluta sempre. Devo fare un applauso a Giancarlo, sempre presente. Buonasera, buonasera e grazie di esserci. Grazie a tutti voi. Allora, dunque, stasera, come vi accennavo, abbiamo fatto un po' di ritardo perché abbiamo qualche problemino tecnico che non riguarda solo me, ma anche qualcuno dei miei compagni fissi. Ce n'è uno che invece c'è, assolutamente, ed è lui, il nostro grande amico Enzo Casertano. Ciao ragazzi, Enzo. Ciao a tutti, ciao Luigi. Abbiamo avuto piccole defiance tecniche, può capitare. Vabbè, non fa niente, eravamo in ritardo, è zumbata la sigla, non fa niente. Già eravamo in ritardo, però che dici, tutto a posto? Tutto bene. Il Napoli ha vinto, non vedo Umberto Anaclerico in chat, però il Napoli ha vinto, sarà contento anche lui. Anche lui, adesso lo vedremo sicuramente. Tu come stai? Come hai vissuto queste 2 settimane, Enzo, di lontananza? Vabbè, che devo fare? È passata la Pasqua, sempre chiuso in casa, e senza la Facebook Night Live, però a Pasqua avevamo detto che facevamo la pausa. E adesso andiamo avanti fino a maggio e poi si vede che succede. Se torniamo al lavoro oppure continuiamo a farsi stronzate, vediamo se torniamo a lavorare. No, ma la pausa ce la prendiamo comunque, a maggio che chiudiamo l'anno e ci prendiamo una pausa. Certo, quello sì. Allora, stasera il problema tecnico più grosso ha riguardato il nostro amicone Pietro De Silva, che per problemi di connessione, insomma, alla fine è saltato il collegamento, e quindi se riuscirà a ripristinarlo lo accoglieremo, altrimenti stasera, diciamo, dobbiamo andare avanti io e te, portare avanti con resistenza questa parata. Dobbiamo politicamente portare avanti la banda larga. Esatto. Perché siamo rovinati con la DSL. Enzo, stiamo assenti. Intanto vai sul gruppone, così vecchi chi sono questi Facebook user del vado gruppo. Vado subito. Il gruppo, intanto faccio un po' di saluti a Salvatore Luchetti, mitico Salvatore, che ci segue sempre, anche lui. Aldo De Martino, Aldo, buonasera Aldo. Certe volte arrivi in ritardo, stasera invece sei puntualissimo, quindi sono molto contento di questo. E stasera, Enzo, prima di parlare di te, perché tu vieni da un successo, Enzo, è così. Certo, io ho fatto un successo, ma un successo. Tu sei un fatto che è successo. No, perché questa fiction di Canale 5 con la Perilli è andata molto bene. Ha creato pure tanta polemica che ancora sta andando avanti. Speriamo che si risolva questa cosa di questo operaio che è stato praticamente licenziato perché aveva postato. Eccolo qua. Licenziato, che invita a vedere la fiction. Eccolo qua. Una cosa che sembra incredibile nel 2021, però ancora accadono queste cose. La fiction era la serie, parlava comunque delle acciaierie, di tutti i problemi legati alla salute. E questo operaio aveva solo messo un post per dire seguite, che sembra la storia di Taranto, perché non so, stanno a Taranto. E praticamente prima è stato ammonito, eccetera, e poi licenziato addirittura. E speriamo, adesso c'è il ministro Orlando che se ne sta occupando. Speriamo bene. Ha fatto scalpore, tu ti sei trovato in mezzo a questa cosa. Giancarlo, ti fai complimenti, sei stato bravissimo. Anche grazie. Io ti ho fatto i complimenti perché ti ho visto in questa veste un po' insolita, no? Anche di personaggio un po' che ha un risvolto poi alla fine, insomma, è stato un bel ruolo. Dillo, è un personaggio serio, ogni tanto faccio una cosa seria. Ogni tanto fai una cosa seria. Allora, ci salutano Massimiliano Pavon, ci saluta anche Luca Maggiore. Ciao Luca. Ciao anche a lui. Salutiamo Antonio Stregapede, che era quel Facebook user di prima.
Salutiamo anche Antonio Stregapete. Allora, e stasera, per non farci mancare niente, abbiamo invitato due ospiti fantastici. Due ospiti, diciamo, proprio romani di Roma. Come si dice oggi, top de top. Top de top. E partiremmo dall'ospite femminile per galanteria. E un ospite, a quest'ospite femminile ovviamente non poteva mancare la mia... Clip. Nonostante la mia clip, perché io sono il famoso clipparolo e queste clip le creo al volo ormai, anche se appunto stasera mi è saltata la sigla per un errore tecnico, però colpa mia. Però all'ospite femminile ho preparato questa clip introduttiva. La vado a lanciare, lanciamela tu almeno, perché sennò pare che faccio tutto io. Di solito Pietro fa un cappello, Enzo, stasera. Abbiamo un ospite eccezionale, è uscito in settimana un film a cui partecipa, è una grande attrice italiana, l'abbiamo vista in tanti film, bravissima, bellissima, vai con la clip. Grazie. Va bene? Ah, Manuel, allora noi non ci siamo capiti, tu devi stare qua, mi devi aiutare, perché questo negozio è tuo. Finché c'è stato tuo padre non te ne è fregato una mazza e va. Però non abbiamo ancora parlato di soldi. Ma i soldi non sono un problema, almeno per noi. Da eroi e di pochi. Hai bevuto? Sì. Signora, soldo miliardi, ce ne sarà uno coi peli. Voi cinesi non mi incantate con i vostri proverbi cinesi. Paola Tiziana Cruciani! Manvedio! Manvedio! Ciao! Ciao ragazzi, come state? Bene. Facciamo ste cazzate così perdere tempo, che dobbiamo fare? Ma a quest'ora di notte, ma io di solito già dormo a quest'ora. Paola, lo so, però questo non è colpa nostra, ma è colpa di Pietro De Silva. Che voleva fare sta cosa notturna e quindi night live. Ma io, siccome voi sentite la mancanza di Pietro De Silva, ho pensato di proporvi un sosia, diciamo. Puoi entrare, accendi la luce. Ragazzi! Eccolo! Roberto Fazio, l'abbiamo invitato mille volte, ci ha sempre dato buca. Hai visto? Me l'ho portato io. Perché io sono il Pietro dice che sono il suo sosia, però la versione fotomodello del suo sosia sono io. È un grande, vabbè. Grandissimo. Roberto, ti abbiamo invitato penso 15 volte. No, e adesso io non ho il computer, non ho su Zoom, non ho niente come entro io. Non c'ho niente. Vabbè. Andavi a casa di Paola, dici Paola mi fai usare il computer. Grazie, buona serata, che ho da cucca. Grazie sempre, viva le nostre live, quello che fate e quello che siete. E viva il teatro che bisogna che riapre. Grazie, adesso parliamo 2 minuti del teatro. Mi segni in fondale, per favore, certo, grazie. Signora, spengo subito. Vedi, ho fatto pure il direttore della fotografia. Hai capito? Grande Paola. Paola, senti, è uscito questo film in settimana, io l'ho visto ieri, molto carino, divertente, molto carino, mi è piaciuto tanto, ha avuto anche un po' di critiche perché c'era l'influencer Vera, che è stata quelle cose che abbiamo letto un po' sui giornali. Voglio dire, un influencer che interpreta un influencer. Appunto. Quindi che cavolo vuoi? Sì, perché ho letto un po' di critiche su questo uso, però mi è piaciuto tanto la tua coppia con Nino Frassica. Con Nino Frassica, molto carina. Sì, sì. Stiamo parlando di genitori versus influencer, no? Yes. La regia è di Michela Andreozzi. Sapete tutto, perché tanto c'è trailer, backstage, c'è qualsiasi cosa. Ma pensa che dopo manderò anche il trailer, perché sono in grado anche di mandare tra 2 minuti il trailer. Esatto. Dove devo dire, insomma, una storia interessante, un film che io oso definire pop,
che è un po' la diciamo la mano di Michela Andreozzi, no? Perché per me pop è una parola nobile, è una parola, no, il desiderio di arrivare a tutti, di essere popular, quindi sposo sempre qualsiasi iniziativa pop. Questo è un film molto semplice, per questo è pop. Racconta semplicemente lo scontro fra le generazioni, la generazione digitale e la generazione boomer, che poi tra l'altro Fabio Volo non è manco boomer perché è un po' più giovane, io sono boomer in pieno, però lo scontro è quello, cioè tra chi è nato tecnologico, fra chi è nato digitale e chi invece ha dovuto faticare e ancora fatica, perché per stare dietro a tutte queste cose, voglio dire, insomma, continuiamo ad imparare, no? Infatti, sì, guarda, volevo pure io fino agli anni 2000 eccetera ci stavo dietro a sti computer, poi mi sono perso con sti Instagram, c'è troppa roba, è uscita, e troppe cose, e TikTok, i video, non ci sono stato più dietro. Non è di essere boomer o meno, è di starci proprio dietro, perché loro vivono così, ragazzi, di oggi. Cioè, vivono facendo le storie, queste cose qua. Sì, diciamo, però è anche il rischio che veramente poverini vivono una realtà che non esiste, perché è una realtà fatta solo di roba che passa attraverso questi schermi. Poi meno male che ci sono gli schermi, perché se no nell'anno della pandemia avremmo dato le capocciate al muro. Meno male che abbiamo potuto continuare a socializzare per modo di dire, ma almeno abbiamo potuto fare qualcosa. Quindi utilissimi, fantastici, ma non possono prendere il 100% del tempo e dell'attività dedicata alla socialità, non può essere. Certo, sì, è vero. Una via, Paola, di mezzo. Questo periodo, diciamo, di pandemia, appunto, che ci ha costretto a stare molto a casa e quindi anche a sviluppare l'uso dei social e quindi l'uso delle piattaforme, eccetera, eccetera. Io ho l'uso dello stendino pure. L'uso dello stendino da parte di Enzo, l'avrei visto tutti i suoi. Non me ne sono persa uno, guarda. Infatti a gran voce chiedono un altro, tante volte ti chiedono un altro tutorial, qualcosa. È andato ormai. È andato. Lui non aveva capito quando gli hanno detto tu sei un attore da stand up, lui però non ha capito e ha tirato fuori quello, pensando si trattasse di quello, lo stand up. Sì. È un'altra cosa, Enzo. Lo so, quella è la stand-in comedy, ho fatto io. Esatto. E per un periodo pensavano si fosse addirittura accoppiato con questo stendino, visto che ce l'aveva veramente dappertutto. Ma secondo me ce lo tiene segreto, ma è successo. Qualcosa è successo. Non l'ho reso pubblico, non ho fatto un video, diciamo, ma stava a letto con me. Esatto. E spesso con Enzo abbiamo parlato di chi poi noi poi si è ripreso, diciamo, il teatro non si è ripreso mai veramente, ma i set hanno ricominciato. E raccontare storie oggi per un attore, per un'attrice, in cui ci si può abbracciare, si può toccare, cioè cose che con Enzo spesso abbiamo detto all'inizio è un po' strano per un attore andare magari sul set e raccontare storie che sembrano lontanissime, perché storie di abbracci, baci, interazioni da vicino. Come l'hai vissuta questa cosa? Non solo all'inizio, a me continua a sembrare strano, ringraziando il cielo lavoriamo, però c'è una strana sensazione, anche perché ti sembra comunque di raccontare storie che appartengono a qualche anno fa, non è mai oggi, cioè io voglio dire, adesso noi non è che lo possiamo rimuovere questo anno che stiamo passando, certo. Non lo possiamo cancellare dalla nostra storia, prima o poi ci dovremmo fare i conti, quando fra un anno scopriremo che ancora viaggiamo con le mascherine e gli anni saranno diventati due, ma la vogliamo cominciare a raccontare sta realtà con le mascherine? Perché sì, se no continuiamo a raccontare solo il passato.
È vero, io ieri vedevo il film vostro, quando stavate in macchina tutti e quattro, poi c'era la festa, mi faceva strano, perché anche io quando ho girato sta fiction, eccetera, pensavo, cioè raccontavo una vita che fuori non era così, perché finito il ciak, tutti con le mascherine, tutte, e quindi sembra strano, prima o poi anche il cinema, anche la serie, cioè, dovrà fare i conti con raccontare questa cosa che esiste, cioè la vita vera attuale è questa, che noi usciamo, andiamo a fare spesa con la mascherina, ci laviamo le mani, questo è. Per forza, perché ha modificato, ha modificato anche le emozioni, ha modificato i sentimenti, ha modificato le percezioni, ha modificato i rapporti. Quindi che dobbiamo fare? Cioè, saremo costretti a raccontarla, facciamocene una ragione. Certo, infatti, certo. Infatti è proprio quello, saremo costretti a raccontarla, non possiamo far finta che non sia evidentemente accaduto nulla, perché è accaduto troppo, troppo. Però facciamo tutti i film storici, facciamo, perché se noi parliamo, facciamo un film attuale, dobbiamo parlare dell'attualità, quindi questa è. E quindi per forza. Anche se è brutta, perché gli attori tutti le mascherine, è una cosa brutta. Sì, ho capito, dire. Ma ormai, siccome è così, a me, io le prime volte quando abbiamo ricominciato a uscire, l'anno scorso a maggio, sì. Rimanevo colpita perché vedevo anche il lavavetri al semaforo con la mascherina e mi faceva effetto. Certo. Cioè, tu arrivi a vedere veramente tutti i mendicanti con le mascherine e mi fa effetto. Certo. Voglio dire, anche chi è in difficoltà e è costretto a chiedere le elemosine o a fare mestieri più che umili, viaggia con le mascherine, cioè oltre al danno anche la beffa. È una situazione, boh, vabbè, paradossale. Nessuno sceneggiatore l'avrebbe potuta immaginare una cosa del genere, neanche il migliore sceneggiatore di fantascienza americano l'avrebbe potuta immaginare. Vabbè, Paola, credi che con i vaccini risolveremo tutto? Tra un po', tra qualche mese? Ovvio, ho fiducia nel fatto che finalmente la vaccinazione è diffusa, ma io temo che così come questa volta sono uscite chissà quante varianti già dall'inizio dell'arrivo dei vaccini, io mi auguro che i vaccini funzionino anche con le varianti, perché se cominciamo fra 3 mesi a però questo vaccino non funziona con quella variante, quindi arriverà il nuovo vaccino per la nuova variante e poi passeremo la vita a vaccinarci. Non credo che questo sarà possibile. Io credo che comunque il vaccino sarà annuale, minimo ogni anno dobbiamo fare il vaccino. Sì, ma speriamo che sarà solo questo anche. Sì. Speriamo che poi non sarà necessario tirar fuori un nuovo vaccino per una nuova virus silente o variante improvvisa. Lo so. Mi auguro. Va bene, Paola, basta, non voglio parlare più. Noi ci avevamo una bella spettacolo. No, ma io non sono apocalittica, sono anche ottimista, però visto quanto sono cambiate le cose nel corso di questo anno e quanto sono cambiate inaspettatamente, repentinamente, mi aspetto qualsiasi cosa a questo punto. No, certo, perché sono sempre notizie. Salutiamo Gianni Federico intanto. Ciao Gianni. Ciao, grande Gianni. Massimiliano ci fa una domanda. Sì. Oltre al cinema, anche il teatro dovrà raccontare l'attualità con le mascherine. Pensate sia possibile? Assolutamente sì, dovrà. Io e Enzo avremmo dovuto fare una commedia che ho scritto io, che sì. non so fra quanto faremo, fra un anno, 2 anni. A questo punto, in quella commedia, inseriremo, tanto la commedia si svolge nel nostro appartamento, però con personaggi che entrano e escono dall'appartamento, e ci inseriremo la gente che arriva da fuori sempre con le mascherine, se eleva, se emette, apri la finestra e chiude la finestra, perché è giusto. Sì, perché è una commedia attuale, quindi parla di oggi.
quella di oggi. Speriamo di farla quella commedia. Siamo stati, noi siamo campioni del mondo di letture. Abbiamo letto. Noi siamo bravissimi. Eppure, eppure cintura nera di conferenze stampa. Io ho fatto tutto. Grandi conferenze. Quante... conferenze stampa in cui poi abbiamo applaudito alla riapertura dei teatri. Che bello! Siamo di nuovo qui. E infatti, esatto. Donna Rosa, che saluto, dice: faremo un corso di recitazione con mascherine, sarà difficilissimo. E in realtà già si fanno, quando si fanno in presenza, già è cominciato. Succede. Già succede questa cosa qui. E quindi sì, l'ultimo spettacolo dovevate debuttare con Enzo. Noi ad ottobre, no, quando dovevamo farlo? Dicembre? Non lo so, ormai per me è sempre domenica. Io dico. Io esco quando devo lavorare, altrimenti anche sto a casa, come cioè, la domenica. Mi sono comprata il divano nuovo perché già uno ho sfondato nel primo anno, proprio sfondatissimo. Non lo so, non so bene che mese è, che giorno è. Lo so. È una strana bolla. Ma cantava Battisti, che anno è, che giorno è? A questo, questo punto, Paola, prima di salutarci, volevo intanto salutare Monica Maiorino, anche Dino Porzio. Ciao Dino. E vorrei introdurre il nostro secondo ospite della serata. Ma io lo vorrei anche un attimo salutare, posso stare un secondo con lui? Assolutamente sì, anche perché poi dopo mandiamo il trailer del quando, prima di salutarci mando il trailer del film, così facciamo un po' di pubblicità. E intanto però, come sempre, io per l'ospite di prepotenza, il centravanti di sfondamento. Esatto. Io ho preparato la solita clip, perché devi sapere, Paola, che io sono specializzato ormai in queste clip ecco, questa è una cosa interessante. Noi abbiamo cominciato con Enzo questa cosa e Pietro questa cosa della Facebook Night Live, dicendo andremo avanti un paio di mesi, poi smettiamo. A maggio fa un anno, quindi abbiamo deciso e questo ti fa capire, noi dovevamo fare due mesi per la pandemia, eccetera. Invece sono all'inizio dovevano essere 15 giorni. La fase 2, mi ricordo. E allora uno di voi due mi fa un cappellino iniziale e poi lancio la clip su quest'ospite qui. Paola. Ma secondo me, Paola, prima io ho fatto a Paola, Paola la fa l'ospite. Ma, insomma, un attore di peso, un attore che riempie lo schermo e riempie il palcoscenico, ma riempie anche il cuore di tutti quelli che lo vedono e di tutti i suoi amici. Vado con la clip. Vai, clipparolo, vai. Ragazzi, è molto buco sto pallone. Due quintali di cozze sono 800 euro, giusto? Sì. Eccoli qua, già belli pronti e rotolati. Grazie, mister. Grazie, e te credo, 800 euro. Guarda che io quando presto i soldi ci voglio guadagnare. E quanto ci vuoi guadagnare? A tutt'oggi mi dovete dare 15.000 euro. Professionalmente a me mi pare il successore. Dice. Cazzo, se riunisci al nucleo familiare mi hai detto codice. Il signor Freud, sostituzione, ci ha mangiato tutta la vita. Ma attaccato sto cornuto. E no, vedi a questo domani lo caccio. Eccola, oh, mamma mia, Stefano, che stai al Quirinale, lo stai? Come stai la perché io come Tiziana ho cambiato il divano, che l'avevo sfondato. Bravo. E qui c'è un divano nuovo, così, eccoci. Come state? Bene. Come stai, tesoro? Bene, noi siamo reduci da, meno male, da lavoro. Io sono tornato ieri da, sono stato in trasferta a Nettuno, in sì. Ma t'ho visto, abbiamo visto. A Nettuno con il nostro amico, con Edoardo Leo. Un'invidia che hai dormito di nuovo in albergo, non sai quanto mi manca l'albergo, almeno c'è un teatro. Era tutto nostro, lo sai Paola, era un albergone, era solo per la troupe. Mamma mia. Era lo schiuno della troupe. E niente, va bene. Siamo carichi, sì, vi ascoltavo. Siamo ancora nelle mani di chi per capire quando, come, dove potremmo ritornare alla vita di prima, però sempre fiduciosi, insomma, siamo fiduciosi, ci mancherebbe. Paoletta, come stai? Bene, ciao.
con Paletta siamo reduci da un pranzo amicale neanche di tanto tempo fa. Un pranzo al mare. Un pranzo al mare. Al mare, all'aperto, al sole. Ma bellissimo, abbiamo mangiato pesce, cozze come se piovesse. Esattamente, dal cozzaro nero che volevo dare aspettare. Noi ci sentiamo spesso con Stefano, con Paola, che abbiamo una chat con altri amici, ogni tanto ci sentiamo e abbiamo anche fatto un pranzo da Dante qualche mese fa. Certo, dove c'era anche altro. Con Enzino invece siamo in affari, Enzino ci stiamo acquistando vari a Dubai. Siamo arrivati al grattacielo a Dubai. Abbiamo fatto fruttare questi bonus statali, abbiamo fatto un fondo per comprare questo albergo a Dubai. Questo piccolo ristoro, ci vedevamo in giro, diceva, stiamo a diventare ricchi, tanto sì, poi ci compriamo casa, poi dopo il secondo ristoro, e sì, ma quale casa, che viene fuori una villetta, e poi il castello, siamo arrivati al grattacielo a Dubai, di più non lo so. Adesso. Vabbè. Adesso c'è il vincolo del Luna Tantum, però Stefano, attenzione ad andare piano, perché non si sa su Luna Tantum. Infatti ci conviene comprare una bella casa viaggiante come quelle americane e ci spostiamo, capito? Di zona gialla in zona gialla, man mano che noi a macchia di leopardo fanno rossi, arancioni, spostati da là, vai là che gialla, vai là che bianca. Facciamo spettacolo a sorpresa. Apriamo e voilà, il sipario è aperto. Stefano, non ci sarà. Non è che Pietro, allora non ci sarà perché ha un problema tecnico. Allora devi sapere che prima della preparazione della Facebook Red Line noi ci vediamo. Allora dice Pietro, cioè abbiamo tutta una chat in cui prepariamo questa cosa e poi a volte capita che qualcuno ha un problema tecnico e quindi e stavolta Pietro ci ha avuto la connessione che è saltata completamente e quindi non è riuscito a... Hai una ragione, ci dispiace molto, ma ce ne faremo una ragione. Senti Stefano, prendo spunto da quello che hai detto, ormai le troupe dei set, anche noi attori, siamo diventati un po' delle squadre di calcio in ritiro, perché diventa un po' ogni tre giorni tamponi, un po'... cioè diventa un lato del mondo, io faccio un guarda se facciamo insomma stiamo messi bene ce la giochiamo, perché a volte mi rendo conto che parlando anch'io sto girando in Campania tra l'altro e parlando con qualcuno non tutti sanno quanto siamo controllati, quanti controlli ci sono, quanti protocolli il set è una bolla praticamente, siamo tutti tamponati, non solo a parte noi attori che dobbiamo recitare, ma chiunque altro, anche dentro al set, porta la mascherina H24, dal cameraman, dal regista, tutti, i costumi, tutti sono con la mascherina. Sì. Quindi è un ambiente non controllato, controllatissimo direi. Poi non la mascherina che ti sei portato da casa, la mascherina no, che ti fanno sul set, nella cucina. Certo. Certo. Sì. Beh, anche quello fa la differenza, Esattamente. Bene. L'ultima notizia, questa di Franceschini che vorrebbe riaprire i teatri, però puoi comprare il biglietto solo se hai fatto un tampone 48 ore prima. Cioè, ma è una cosa secondo me un po' assurda, che il pubblico già prima non veniva. Figurati, avvicinare il pubblico al teatro, questo è tutti escamotage per riportare il pubblico al teatro, la vita più semplice. Ti ricordi prima che chiamava le persone, sto in scena, diceva mo vengo, forse decido stasera, cioè uno che decide la sera dice mo vado, non può andare. Basterebbe poter fare il tampone a teatro. Il rapido a teatro, e chi li paga? Il teatro? È sempre lì. Franceschini. Lui dovrebbe pagare. Io chiedevo a un organizzatore su un set dove stavo, perché non a questo set, ma uno precedente, che vedevo che c'erano tanti tamponi tutti i giorni. Se poi la troupe è numerosa e in più ci sono, che ne so, delle comparse, delle cose, ogni giorno vengono fatti dei tamponi. E io ho chiesto ad un organizzatore generale, dico, ma quanto costa fare tutti questi tamponi? E mi ha detto una cifra spaventosa per un film, si oscilla dai 200 ai 250 mila euro solo per i tamponi. Sì. Vediamoci. Ma non te ne augurate assicurazione. Esatto.
Certo, quindi poi l'attore ti risulta positivo perché si blocca il film. Sì, è capitato varie volte. Sì, certo. Perché se si blocca il tecnico si sostituisce, ma l'attore che è girato. Ma non si capisce un'altra cosa, voglio dire, sono stati capaci di trovare un botto di vaccini in pochi mesi. Possibile che ancora non hanno trovato un test diagnostico più semplice che passi dalla saliva, ma anche dall'anno, come qualcuno dice, ma sempre meglio del naso. Cioè, credimi che quando tutti i giorni cominciano a fare il tampone, doppio tampone, molecolare, veloce, cose, dopo un po' il naso, insomma, non è il tantum. Se ci fosse un test semplice, un francobollo, ci sputo sopra, mi dice se sono positiva o negativa. Beh, certo. Ho detto la cosa più elegante che mi veniva in mente, ne possiamo trovare anche altre. Cioè, tutta la vita sarebbe più facile anche farsi il tampone per andare a teatro, che magari non costi 26 euro come nelle farmacie, ma 5 euro. Certo. Allora ragioniamo. Certo, ma infatti è il costo. Questa c'è, ragazzi, che bello. Ah. Sì. No, Enzo ancora non l'ha accesa. Sì, tutti i fumatori incalliti. Allora, per Paolo e Stefano c'è una domanda da un nostro fedelissimo ascoltatore che è Giuseppe De Lucia. Una videodomanda. La mando. Ciao a tutti e buona domenica. Grazie per questa opportunità che Luigi mi ha dato. Avrei delle domande da farvi sia per Paola che Stefano, anche per Enzo, Pietro e Luigi. Vi è mai capitato di stare su un set cinematografico o in teatro ed essere presi dall'ansia? Siamo esseri umani. Voi come reagite a questo problema? Nel senso, come vi comportate? Come la combattete? Grazie e buona domenica da tutti, da Giuseppe. Mua. Beh, dipende dal tipo di ansia. Cioè, se è ansia da prestazione perché sono emozionata per quello che sto per fare, io di solito in teatro chiudo la porta del camerino e mi sdraio per terra, mi spengo tutte le luci e cerco di fare rilassamento, yoga proprio di respirazione. Ma questo anche se mi succede su un film, cerco di rilassarmi, di placarmi al buio, sdraiata in silenzio da sola. Questa è l'unica cosa. Se invece mi prende l'ansia perché non c'ho i soldi per pagare le tasse e ho dei problemi, allora mi embriaco. No, c'è da dire che è molto difficile arrivare, cioè il primo giorno di set, oppure quando hai fatto un buon provino e appena arrivi dici ah lui è bravo, ah, lui è, ti caricano di questa ansia che poi magari dici cioè pensi al peggio, dici mo vado là e faccio una figuraccia, è come quando facciamo la prima a teatro, però il teatro forse è meno, almeno per me, è meno ansiogeno, perché una volta superati i 5 minuti vai. Il cinema sembra che devi sempre dimostrare qualcosa a qualcuno e quindi sembra che sia fa un provino, perché ti trovi a fianco l'attore famoso e quello e quell'altro. E non ti dico quando vai a fare tipo una posa in una serie che se conoscono tutti, tu arrivi e sembra che tutti ti guardano e dici fammi sapere, cioè fammi capire che sei fa. È brutto, molto brutto. Però si supera. Io non mi butto a terra come Paola, però diciamo che... sono un animale atipico, le ansie non mi appartengono, a meno che non sia in una situazione che non sono sicuro del personaggio, non ho la memoria, ma sono cose brutte quelle che non dovrebbero mai succedere, se no non le ho queste. Io c'è una cosa che dico sempre a teatro che mi carica, no? Dico quanti so? 1000, romper culo a tutti e 1000, questa è la cosa che mi fa incidere, varcare quella soglia dietro la quinta e entrare in scena. Per quanto riguarda il cinema, io non ho mai fatto protagonisti, ho sempre fatto personaggi
piccoli di nicchia o addirittura camei. Quindi questa cosa di se sei, insomma, sono a posto del mio personaggio, ho trovato la chiave per interpretarlo, gli do la mia chiave e vado, alla fine sono io che metto in mostra la mia mercanzia, eccomi, no? Davanti alla macchina da presa. E poi c'è sempre il confronto con i colleghi, come dice Paolo, come dice Enzo, che però più delle volte può essere stimolante, insomma, mai è avvilente o addirittura scostante, insomma, è sempre un approccio positivo. Devo dire che io sono anche forse particolarmente fortunato, ma io nei set mi trovo bene, sono tutte persone belle, difficile che trovi un ambiente ostile, perlomeno a me. Io riesco a comunicare. Non hai mai lavorato con Casertano? Perché esatto. Sì, questo sono stati lì, poi per fortuna mi sono salvato. Vabbè, prima o poi. Ma Stefano, vogliamo ricordare, infatti, le riprese del film di Edoardo Leo, che ancora sono in corso, giusto? Sì, finisce martedì, mancano gli ultimi due giorni. Qual è il titolo del film? Il titolo è un'operazione interessantissima. Il titolo è Non sono quello che sono, che è una frase master di Otello, e lui ha trascritto e tradotto dall'inglese al romanoide, romanesco coatto anni 90-2000, fine anni 90-2000, questo Otello trasferito invece che sulla Laguna Veneta, sulla costa laziale. Però i personaggi, la storia e i concetti sono gli stessi di Shakespeare, ed è un'operazione molto interessante. Molto bello, sì. Bello. Sì, poteva aggiungere, come gli è dato una cosa, lui dice a Shakespeare non lo dice, quindi non lo dice. Capito? E lui è stato, lo conosco da 20 anni, Edo è veramente un caro amico, oltre che un collega bravissimo, e qui secondo me c'è un segno di maturazione, di maturità notevole. Esatto. Vi ho fatto gli auguri perché questo prodotto merita, spero che riesca ad avere e la visibilità e il successo che merita, perché l'ho fatto con impegno, tanto amore. Quindi abbiamo Speriamo che esca al cinema. Esatto, qua... questo dovrebbe, le intenzioni ci sono tutte. Perché tutti questi film sulle piattaforme perdono molto, ma non tanto, perché poi sono comunque visti, perché la gente usa tutte le piattaforme. Però il cinema. Sì, però ha detto Franceschini che se per andare al teatro devi fare il tampone, per andare al cinema il vaccino. Ecco. No. A spese due, però. A spese due, a carico due, è ovvio. Questo c'è. Non pensate che la riflessione che facevo l'altro giorno con alcuni amici, le sale cinematografiche avranno una grossa, proprio perché questo streaming ormai è ovunque, impazza ovunque, e per andare comunque per vedere uno spettacolo dal vivo tu devi andare a un certo punto, dovrai andare in un luogo tipo il teatro e vedere le persone dal vivo. Invece il film si può rischiare di avere più difficoltà a riprendere ad andare al cinema per le persone. Secondo voi, nelle sale? È una domanda che faccio. Sì, secondo me sì. Sarà più difficoltosa la ripresa delle sale. Certo, ma sarà più difficoltosa proprio per noi ritornare a socializzare. Quando ci diranno che potrete abbracciare, io non penso che tutti si abbracciamo, ma un po'. Sarà tutto... Infatti ho detto a Paola che sui set questa cosa che raccontiamo storie in cui ci abbracciamo, ci tocchiamo, anche per noi è un po' difficile, no? Cioè, stare in un mondo che fuori non c'è, cioè, con persone estranee non ti puoi avvicinare, non puoi abbracciarti, non puoi toccarti, addirittura la mano, quindi diventa un po', sì, diciamo che la riabitudine sarà difficile, però lenta, molto lenta. Lenta. Però posso dire, non so se per Paolo è la stessa cosa, che quando ti capita proprio sul set che ti devi abbracciare non c'è l'ansia, sono felice. Diciamo, no, è bello, è bello. Sì. Anche io poi divento fatalista. Sì. Io ho fatto delle scene che eravamo tipo tra operatori, cose, eravamo 30. Sì. E a un certo punto non ci pensavo più, a parte il fatto che eravamo tamponati eccetera, però poi
Hai ragione, se c'è una scena d'abbraccio mi faceva pure piacere, detto, un contatto fisico. Sì, è un tuffo nel passato diventa. Luigi, che dici? Mandiamo il trailer di Bravissimo, sì, brava, bravi, così mi mandate pure a letto. Andiamo a letto col trailer, quindi ma tanto diciamo... abbiamo finito. L'ho visto, bellissimo film. Vero? Sì, anche a me è piaciuto, sì. Sono innamorato di Max Vato, del suo ruolo, del suo personaggio. E siamo... anche di Michela, chiaramente. Michela... E stiamo parlando di questo film. Adesso mando il treno. Mi dici cosa fai con i 500 video che tieni qui dentro? Mi alleno per fare l'influencer. Per divertimento, intendi? No, di lavoro. Ragazzi, cosa devo fare per farvi stare un'ora senza telefono? Vi devo dare il metadone? Dio, sei un accollo! Ehi! Ma la sua età è normale fare il contrario di quello che dicono i genitori. La ragazzina mi ha attaccato in un video. Gli influencer come quella Eleonora sono fuffa mischiata con niente, sono il prodotto peggiore di un'epoca che sta andando alla deriva. Ma che andassero a lavorare! Verba volant, ma social moment. Facciamo vedere a questo padre trombone che siamo molto peggio di quello che crede. Viva gli influencer! Praticamente sei un influencer senza nemmeno avere il profilo. Anti-influencer. Ti faccio da social media manager. Secondo me io e te insieme spacchiamo. Vuole farla con noi? Io sono d'accordo col professore. Forse il problema non è il telefono, è che stai diventando grande. O forse sei tu che mi tratti ancora come una bambina. Gesù, padre trombone! Cosa fa, signora? Munisco la protesta, no? Ecco qua. Una cosa. Ecco qua. Non abbiamo nominato, invece va nominata perché secondo me è proprio bravissima. Ginevra Francesconi, la ragazzina. Brava, molto brava. È bravissima e secondo me lei ha insomma, una bella strada davanti. C'è anche questa Paola Tiziano, si chiama, mi pare, giovane attrice, dovrebbe venire fuori con questo film, se lo merita. Sì, se lo merita, così impara. Sono d'accordo con te. Va bene. Paola. Allora, questo film si trova sul Sky, giusto? Sky Cinema e sì. Sky Cinema. Okay. E su Now TV. Now TV, sì, ok, perfetto. Però, insomma, tanto come al solito, fanno il giro delle piattaforme, quindi se non lo becchi adesso, fra un po' lo becchi da un'altra parte. È tutto un giro, è tutto un passaggio. Comunque se ne parla. C'è un sacco di visualizzazioni questo film. Sì, sta andando molto bene, non male. Ci fa piacere per Michela e per voi. Michela, Paola, io vado a dormire perché domani mattina ho un tampone. Perché vado a Sky a fare promozione al film. E quindi, va bene. Domani, Paola, grazie. Macchina e tampone e via. Grazie. Ciao Paola, ci sentiamo. Ciao. Un bacione. Ciao. Che collega straordinaria che abbiamo. Sì. Io ci ho lavorato a teatro, mi sono divertito. Sì, ma lei è un genio. Spettacolo con Max Tortora, che risata che mi so fa. Ma poi di un'ironia straordinaria, io la adoro. Bene. Che vogliamo fare, Luigi? Stefano, prima di salutarti, volevo farti vedere una cosa, perché Enzo in questi giorni ha avuto, questa settimana ha avuto un successo su Canale 5 con la fiction, no? Della famiglia, eccetera. C'è suo fratello che è molto invidioso e ti volevo far vedere questa clip che ha mandato. Ora te la mando. Sono Franco Casertano, il fratello di Enzo. A me mi fa un po' tucca e nervo, sto fatto che questo è così famoso, che fa tutte le cose, eccetera. Come rappa la televisione, c'è sta sempre di stuccambiezze. A Canale 5, a Rete Oro, dappertutto, proprio lo trovo dappertutto. E la cosa mi sta veramente urtando i nervi. E quando ero guaglione, padre mi diceva sempre più bravo... Enzo, gli dicevo, ma perché? E che gli dice, no, tu te la sta zitta perché chi è più bravo? Enzo è diventato una star internazionale e a me sto fatto papà, proprio tocca i nervi, non sopporto. Io spero sempre in qualche maniera che Enzo
Mo trovo sempre, io voglio cambiare canale, c'è sta sempre in mezzo. Scusate. E questo chi poteva essere, Ste? Chi poteva essere? Secondo te? E quindi ci tenevo a farti vedere anche questo fratello di Enzo Casertano, insomma, interpretato dal nostro grande Pietro De Silva, che tornerà domenica prossima. Però c'è anche, c'è una fan di Enzo, non so se te la conosci, c'è una sosia, l'attrice, l'aspirante attrice Jessica. Jessica Scogliamiglio. Non mi fa, non mi fa, quando mi lavorare mai, non mi fanno, quanto dicono che ho un difetto di pronuncia. Sono cattivi, sono invidiosi, sono invidiosi. Invidiosissimi. C'è anche Jessica, è straordinario, io adoro Jessica. Sì. Noi chiuderemo la Facebook Night Live tra due incontri, praticamente questo è il terz'ultimo. Sì. Poi facciamo una settimana di pausa, il 25 aprile ci rivediamo. E poi facciamo un'altra settimana, ci vediamo i primi di maggio e chiudiamo, perché a maggio facciamo un anno della Facebook Night Live. Wow, wow. Quindi chiederò un contributo video a tutti voi amici della Facebook Night Live, un breve contributo. Sarà un piacere. Adesso sono in vacanza fino a un po', una settimana di vacanza. Oh. Bene. Poi parto con un'altra cosa di cui non posso dire niente, però bella, però a maggio. Perfetto. Poi noi a luglio ce ne andiamo a Dubai. A luglio noi abbiamo già la prenotazione, tutto fa, tutto a posto. Tutto a posto. Con i soldi Franceschini, vai. Puoi cambiare un altro divano, credo. Assolutamente sì, non mi comprare mai un camera da letto. Ottimo. Stefano, grazie. Grazie a te, ciao Luigi, sei sempre carino. Enzuccio, ma ci sentiamo noi. pure a te. Ciao. E eccoci qua, Enzo. Allora, è stata una serata piacevolissima. Ci tengo pure io a dire che queste settimane sto girando il film di Gianfranco Gallo. È vero, sì. 12 repliche con Gianni Parisi, Gianfranco Gallo, tanti attori bravissimi. E quindi, insomma, speriamo che anche questo possa andare al cinema. E chissà, insomma. Lo so, io naturalmente, anche io adesso sto girando Nero a metà, una puntata di Nero a metà, in settimana faccio l'altra posta. Io spero per tutti gli attori che ci ascoltano, diciamo, questi lavorano, che comunque riaprono i teatri, perché noi senza teatro non siamo proprio niente, perché veramente non è che lavoriamo solo al cinema, solo nella fiction, assolutamente. Quindi il nostro lavoro principale è il teatro. Speriamo che riapra presto, cioè che possa riaprire, come abbiamo detto già prima, potendo mettere quanto più gente possibile. Quello è il nostro obiettivo. Vediamo anche quest'estate, confidiamo nell'estate, che è stata l'anno scorso una buona, insomma, c'è stata una buona affluenza, perché comunque c'era voglia. Quest'anno tra vaccini, estate, aria aperta, è stato calcolato, visto che c'è solo statisticamente un contagio ogni 1000 all'aria aperta, insomma, potrebbe essere una, diciamo, un ottimo banco di prova l'estate. Ecco, quindi vediamo. Dai, speriamo bene. Lui, allora, io direi che possiamo chiudere, secondo me. Sì, chiudiamo, solo che stasera chiudiamo senza... Aspetta, prima di chiudere, fammi vedere se recupero la... Perché io avevo fatto, Enzo, una bella sigla, non so se te la ricordi. Quella sigla che avevo fatto la settimana scorsa. Come, me la ricordi? L'hai persa, l'hai fatta. Solo che questa sigla è andata perduta. E quindi stasera ho aperto senza sigla. E credo che chiuderemo senza sigla. Ti dirò questa cosa qua. Senza sigla, Vanita, chi sa la sigla? No, nessuno, però era una sigla carina. La recupero la settimana prossima. Va bene, allora, senza sigla chiudiamo così, d'amblè, e ci vediamo la prossima, non la prossima settimana, ma tra due settimane. Quindi, perfetto. Il 25 aprile, Enzo, mi sa. Perché oggi è 11, 18, 25, sì. Perfetto. Proprio siamo alla grande. Va bene. Ci liberiamo.
Un ciao, bacione ragazzi, a tutti. Ciao a tutti. Saluto ciao a tutti voi. Grazie, grazie di esserci sempre. Ciao, ciao, Forza Napoli. Ciao, Giuseppe. Ci vediamo tra due settimane. Ciao a tutti. Ciao. Chiudo. Fa una sigletta.